Ciao gente, sarà un video sui prodotti finiti. Questo mese ci ho dato sotto e sono questi qua. Questa è la scatola dei prodotti finiti e penso che farò anche qui una divisione, quindi due video. Allora, iniziamo. Come sapete, adesso nei prodotti finiti tento di mostrarvi cose che magari possono essere inaspettate, quindi non per forza beauty. Questo mese vi mostro delle barrette. Io queste ve le avevo mostrate su Instagram, che sono delle barrette praticamente proteiche. Adesso che io sto a regime alimentare, ho deciso di iniziare a inserire anche nella mia alimentazione delle barrette, ma solo perché, non perché credo nelle barrette, specifichiamo questa cosa, ma perché mi piacciono a me alla fin fine e utilizzarle come possibile snack quando non mi va di fare una merenda mi piace l'idea, anche perché comunque l'accompagno a una tisana. E da poco avevo provato queste della Aptonia che ho trovato da Decathlon. Avevo provato questa la banana e questo ai frutti di bosco. Questa la banana, diciamo che è un po' più sana rispetto a questa ai frutti di bosco, perché questa era ricoperta di cioccolato bianco ed era molto buono. E questa mi è piaciuta, anzi, ha pure un buon profumo di banana. Però non lo so, non mi è entrata principalmente nel cuore. Altri due prodotti, e qui partiamo allora a questo punto sul discorso beauty: olio argan del Marocco. Ve l'avevo già mostrato, lo so, nel precedente video, però avevo due flaconi da finire e questo era il secondo flacone che ho prontamente finito. E come ho già detto nel precedente video, mi piace, è una crema che mi piace tantissimo, idrata, e quello che mi piace è che si asciuga senza però seccare le mani, quindi rimane comunque quel livello di idratazione, ha un profumo ottimo. E poi, altra cosa che c'è da dire, è buona, cioè si vede che risultati li dà. Altro prodotto, vi parlo di questi due. Questi qua mi sono stati regalati per Natale in un set natalizio della Kiotis. Sono la penna gloss rossa e il lip gloss trasparente, e c'era anche un eyeliner. Allora, l'eyeliner occhi mi è piaciuto tantissimo e mi sta piacendo tantissimo. Questi invece, gente, per carità, mi dispiace e spero che mia zia o mia cugina non vedranno mai questo video. La penna gloss è il primo prodotto che quando lo applico mi sborda, cioè si muove veramente tanto, non posso parlare perché mi si leva e soprattutto mi si leva internamente, quindi io questo prodotto lo vado a mangiare. L'ho provato e riprovato, non mi è piaciuto per niente. L'ho provato pure con una matita che magari. Niente, il gloss mi piaceva per l'odore perché ha un buon odore, però non mi piace per niente, è scivoloso, poi anche questo sborda. Sono prodotti che sinceramente, mi dispiace dirlo gente, ma vado a buttare, perché tanto mia madre non li utilizza, io non li voglio proprio utilizzare, non li regalo o non li do a nessuno perché purtroppo io sono un soggetto che soffre d'herpes. Poi, soprattutto, essendo anche un prodotto che comunque è per le labbra, non me la sento di regalarle. Vi vado a mostrare questi due. Sono della linea Tattoo Defender. L'ho acquistati ovviamente con i miei soldi, perché se Tattoo Defender mi mandava i prodotti ero molto molto contenta. Questa qui è la crema solare e questo qui è la crema, quella per far guarire i tatuaggi. Sono dei prodotti che mi sono piaciuti tantissimo, tutti e due. Non sono finiti. Lo so, uno dice vabbè, sono prodotti finiti o no, però spiego. Col fatto che sono prodotti che durano 6 mesi, io questo l'ho utilizzato ampiamente quando ho fatto il tatuaggio qua sulla spalla e a seguire anche altri. Non mi sento più di volerlo utilizzare, soprattutto adesso che devo andarne a fare un altro. Questi sono prodotti che non andate a utilizzare sempre. Si è mantenuto, perché si è mantenuto. Cioè io è come se l'avessi finito, vedete? L'odore è sempre lo stesso e tutto, però ho paura che mi possa fare qualche reazione, quindi preferisco buttarlo invece di continuare a utilizzarlo. Sono comunque 50 ml di crema, è un prodotto che mi è piaciuto tanto e lo andrò sicuro a ricomprare proprio perché sono in previsione di fare un altro tatuaggio. Lo stesso discorso vale per questo, che questa è la crema solare e devo dire che è stata una crema veramente portentosa, perché nel momento in cui mi andavo ad abbronzare
e io ho una pelle che comunque diventa subito scura, non mi andava a creare problematiche sul tatuaggio, non me lo andava a modificare e soprattutto lo proteggeva benissimo. Il discorso è sempre lo stesso, essendo un prodotto che purtroppo dura 6 mesi, io ho paura che sia rovinato. Anche questo ne ho usato parecchio. Vedete, si è mantenuto comunque il colore, anche l'odore, ma non me la sento di volerlo tenere. Preferisco buttarlo perché comunque di questi ci ho fatto ben 2 estati. Ma prodotti fantastici che vi consiglio. Poi ho finito uno dei bagnoschiumi della Natura Siberica. Era questo mega flacone che avevo già mostrato nel video haul, che ve lo lascio qui in sovraimpressione. È un brand che mi piace. Devo dire, allora, questo non mi ha fatto tanto impazzire. Io pensavo fosse meglio, più rilassante, perché comunque la descrizione era perfetta, parlava di un bagno rilassante che aiutava a levare lo stress di dosso e tutto. Come consistenza ottima e vi lava, però non vi regala tutto questo rilassamento, cioè il profumo è pari allo zero. Quello che devo dire è che, allora, andate a pagare quasi 8 euro di bagno corpo, però sono 550 ml di prodotto, quindi vi dura tanto. Io ci ho fatto tanto e quando potevo lo utilizzavo in modo da poterlo smaltire, perché se no non ce la fate, gente, fidatevi. Poi ho finito una Z, in questo caso questo è l'acceleratore di sbiancante, mi è piaciuto tanto. Quello che però un po' mi ha lasciato così, il fatto che comunque questo è un dentifricio ma è anche un acceleratore sbiancante, cioè vale a dire che è uno che vi aiuta di più a fare il bianco dei denti. Devo dire che i risultati l'ho visti. Ovviamente, gente, dovete limitare l'utilizzo di tè, caffè. Salute, Derek. Salute. Tutto ok? Dovete ovviamente limitare l'utilizzo di questi prodotti alimentari che vi vanno a sporcare i denti. Sporcare intendo non sozzura, ma sporcare proprio che vi lasciano le macchie dei denti. Comunque devo dire che questo prodotto non mi ha deluso e anzi lo voglio andare a riacquistare assolutamente. Infine vi voglio parlare di questo qui. Questa è l'acqua tonica delicata viso con olio di rosa moschetta ed è della Omia. Allora, io ho sentito parlare tantissimo di questo brand e il prodotto più famigerato era il sapone viso, quello in formato gel, che io ovviamente non sono mai riuscita a trovare. Mai, mai, mai. Questa ho detto la voglio provare e devo dire che da quest'estate fino adesso mi è piaciuta. Magari l'unica pecca che posso dire è che se non vi piace quella sensazione di appiccicume, questo è un prodotto che non potete prendere perché gli ci vuole un po' per asciugarsi, però è un prodotto veramente veramente buono. Devo dire che questa linea all'inizio ci stavo lontana, poi adesso mi ha un po' attratto. Due prodotti per il viso. Il primo è questo qui. Questo qui è un prodotto della Deledea ed è il sapone viso per pelli delicate ed è al fico. Ero pronta ad acquistarlo pur avendo una pelle grassa, perché purtroppo mi ero resa conto che con il sapone nero di Natura Siberica, che tende a seccare la pelle, mi aveva veramente seccato talmente tanto la pelle che avevo bisogno di un idratante. Quindi, oltre all'idratante, ho pensato: perché la mattina non lavarsi in un sapone delicato? Quindi sono andata di sapone delicato e mi è piaciuto. L'unica pecca è che purtroppo nel momento in cui vai a migliorare il tuo stato della pelle, questo sapone inizia a nutrirmi la pelle e quindi non è più adatto. Però devo dire che è stato un sapone veramente buono, veramente veramente buono e piacevole da utilizzare. L'odore buono, mi è piaciuto veramente tanto. Per me questo è un prodotto consigliatissimo, veramente buono. Secondo prodotto è lui, è della Relux. Questo lo trovate presso le parafarmacie. Mi era stato indicato perché io purtroppo all'epoca avevo un po' di problemi di macchie sulla pelle, vedete? Che è un soft peeling anti-aging, emulsione rinnovatrice. Io non sono un'esperta del campo, mi hanno detto che praticamente per avere una buona percentuale di peeling, però glicolico buono, deve avere un'alta percentuale e questa percentuale va dall'1 al 10. Questo qui è di percentuale a 8, quindi è veramente alta. Ovviamente mi hanno detto nel momento in cui lo vai a utilizzare in estate smetti, quindi questo va utilizzato solo d'inverno. Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che è un prodotto che ha un prezzo veramente alto, quindi all'inizio ho detto no, non lo prendo assolutamente. Invece, quel giorno è capitato che chi c'era lì come promotrice mi ha detto: guarda, che oggi invece di pagarlo 33 euro, vedete?
invece di pagare 33 euro, pagare 18,50 euro. Già 18 euro è più ragionevole, anche perché comunque alla fine non mi potevo aspettare chissà che prezzo, dopo tutto è sempre un prodotto parafarmaceutico e soprattutto mi rendevo conto che la marca era buona. Ho detto ok, facciamo questo investimento. Io vi dico che intanto partite dal fatto che è un prodotto denso, ma veramente denso. Secondo, tramite diciamo i riflessi della luce mi rendevo conto che il prodotto diciamo stava finendo, ma non ero sicura perché essendo bianca, vedete la boccetta, si faceva fatica a capire. Allora ho detto un giorno, ho detto voglio provare a vedere. Fino a che non mi sono resa conto, svitandola, che all'interno ha tutta questa sacca di plastica che permette veramente di far uscire tutto il prodotto, quindi voi non ne sprecate nemmeno una goccia. Quindi già questo, avendolo scoperto comunque tardi, già questo mi ha fatto ancora piacere di più questo prodotto. Quindi sì, gente, mi è piaciuto come prodotto. Poi fatemi dire che i risultati li dà molto tardi, perché comunque io dopo un mese e mezzo ho iniziato a notare veramente i miglioramenti di questo prodotto. Devo dire che è stato una rivelazione questo prodotto, mi è piaciuto da matti. Il problema è che però ho fatto fatica a finirlo, perché più che altro ero arrivata a una condizione della pelle che non mi serviva più. Poi ovviamente è arrivato il periodo estivo. Infine, adesso proprio ho cercato di finire gli ultimi residui. Purtroppo però questo prodotto, a meno che non l'ho iniziato a utilizzare da settembre, io all'epoca avevo iniziato da gennaio, questo prodotto vi dura, ma vi dura veramente tanto. E adesso che io ho fatto lo stacco estivo, mi sono resa conto come era cambiato, quindi era cambiato a livello di colore, però l'odore, e l'odore ve lo dico, l'odore non è buono. Ve lo dico subito, preparatevi, però i risultati li dà. Cioè, a me mi è piaciuto proprio perché ho visto i miglioramenti dopo tanto tempo, ma li ho visti. E dovete essere proprio ogni singola sera, dovete applicare questo prodotto. Assolutamente. E questo è il video dei prodotti finiti. Come sempre, aspetto di sapere la vostra. Io vi mando un grosso bacione e vi lascio al secondo e prossimo video. Ciao!